Per Paolo Valle TV siamo con Alessandro Boroni. Ciao Alessandro. Ciao. Allora, siamo reduci da questa sconfitta con Sant'Antioco, rileggiamolo un attimino ora a mente fredda. Allora, partita era difficile, sia perché venivamo da 4 sconfitte di fila e quindi perdere di sicuro non aiuta ad affrontare le gare nel migliore dei modi. In più loro in casa sono una bella squadra, nel senso che ci hanno un po' lasciato la pelle tutte, anche le prime squadre della classifica, vedi Cantù, vedi Bergamo, sono in effetti complicati da affrontare in casa perché hanno un pubblico molto caloroso che si fa sentire, battono bene e ci hanno un pochino messo in difficoltà soprattutto al servizio. Diciamo che è arrivata poi ovviamente alla quinta sconfitta, 3-1, anche se i segnali di crescita sono stati incoraggianti. Ora Genova, tu parlavi di Sant'Antioco che aveva battuto le prime, lo ha fatto anche Genova perché ha messo capo sia Bergamo che Cantù, quindi insomma arriva qui al Pavesi in un'ottima condizione psicofisica, forte anche del terzo posto. Di sicuro è un'altra brutta squadra da dover affrontare in questo momento, perché è una squadra senz'altro forte. Io tra l'altro ho avuto l'occasione di vederli in casa a Bergamo perché giocavano la domenica mentre noi avevamo giocato il sabato, e sono una squadra completa, fastidiosa, hanno un buon palleggiatore molto giovane secondo me, hanno due buone bande, due centrali che la categoria l'hanno fatta, se non anche categorie superiori, perché c'è anche Pecorari che è reduce da anni in Serie A. Hanno appena cambiato l'opposto, speriamo che in trasferta magari facciano un pochino più di fatica e speriamo di riprenderci noi e far valere il fattore campo. 6 vittorie inizio stagione, 5 sconfitte adesso, arriva la 12ª partita. Com'è il morale della squadra appunto dopo queste 5 sconfitte conseguite? Allora, secondo me arriviamo da una partita buona, nel senso che a Sant'Antioco, nonostante il risultato, abbiamo giocato una buona gara. Soprattutto nella fase di cambio palla, che era quella che a inizio anno magari avevamo un po' meno brillante. Questo fa ben sperare, nel senso che adesso, avendo sistemato la fase di gioco che magari ci dava un pochino più di fastidio, con il muro e la difesa e la battuta che comunque abbiamo sempre fatto ad un buon livello, possiamo mettere in difficoltà qualsiasi squadra, secondo me, soprattutto sul nostro campo. Ultima domanda, un invito ai tifosi. Beh, una delle cose belle che c'è stata della partita scorsa è stato giocare di sicuro su un palazzetto caldo e con un bel po' di gente, quindi se il fattore pubblico influisce così tanto sugli altri campi, spero che da oggi in poi ci possa essere più seguito anche qui da noi per poterci dar morale e aiutarci a fare un ottimo campionato. Grazie, in bocca al lupo. Crepi, grazie.